c'era tutta una carica nuova, c'era Messina, tutto allenatore nuovo, eccetera. E niente, è stata utile, ovviamente, dal punto di vista personale, insomma, gli allenamenti, le partite, poi però è chiaro che il risultato non è stato raggiunto e l'amarezza è tanta, anche vedere adesso le partite, vedere dove si potrebbe essere, quindi insomma, quello sì. Però niente, bisogna vedere il lato positivo, appunto la maturazione che un giocatore può avere da queste esperienze. E niente, come hai detto tu, sono già 2 settimane che ho cominciato a allenarmi, ho fatto 5 giorni di pausa dopo la nazionale, poi ho cominciato subito a allenarmi qua a Reggio. E niente, stiamo lavorando su vari aspetti, sia fisici che tecnici. È un po' quell'anno che è un po' una scommessa, no? Credo sia successo a tanti giocatori di andare per la prima volta fuori casa, in una realtà magari come Avellino, che veniva da anni di delusioni, quindi c'erano molte incertezze, c'era tutto un management nuovo, giocatori nuovi, poteva andare benissimo come è andata, oppure veramente un disastro. Invece è andato bene, sono contento che questo miglioramento, diciamo, questa buona annata sia coincisa con i miei miglioramenti personali e mi ha dato tanta sicurezza, come hai detto tu, sia nelle cose che già sapevo fare, sia magari in cose nuove. E niente, sono pronto a mettere, diciamo, all'opera queste cose quest'anno, ma anche a migliorare perché non è che non mi sento arrivato. Sì, ci siamo trovati io e Max, abbiamo parlato faccia a faccia appena finita nazionale. E niente, lui mi ha detto appunto così, mi ha detto come se avessimo preso Cervoschi dall'Ucraina, che ne so, una cosa del genere, cioè. Non più un ragazzino che era qua e credo che sia la stessa cosa che ho pensato anch'io venendo qui, e un po' un ricominciare da capo e la vedo così. Sì, no, beh, assolutamente è un segnale forte, un segnale di, appunto, di fiducia, di voglia di ricominciare, poi ovviamente qua, insomma, a casa mia è tutta un'atmosfera particolare, è anche una società ambiziosa, adesso si parla sempre di nuovi progetti, adesso al di là del palazzetto nuovo, si parla della Casa Biancorossa, è una società che non vuole fermarsi qui, quindi spero di far parte di questo miglioramento insieme a tutta la città.